Cosa possiamo fare con un motore da 65 cc di cilindrata? Possiamo metterlo su uno scooter ed elaborarlo, oppure possiamo farci una piccola barchetta, oppure possiamo metterlo su un decespugliatore. È quello che ha fatto Active quando ha pensato bene di mettere un 65 cc su un decespugliatore. È un progetto particolare, dico la verità, è il primo che si vede, è l'unico della sua specie, ma ha un fascino incredibile. Voi non avete idea cosa vuol dire avere a che fare con un 65 cc praticamente sulle spalle e cominciare a tagliare di prepotenza tutto ciò che capita a tiro. Allora vi parlo del Brutale, questo è l'Active Brutale, 6,5 di cilindrata, 4 cavalli e mezzo, e anche questo dato esce fuori dal comune. 4 cavalli e mezzo sulle spalle, su un decespugliatore, non si vede da nessuna parte. E oggi ho il piacere di presentarvelo. Sono un paio di anni che ci sto dietro e ringrazio bazargiusto.it che me lo ha mandato in test. Ovviamente solo in test, poi lo devo restituire. Ci tenevo a provarlo, ci tenevo tanto. Ve ne parlo dopo la sigla. Bentornati sul canale, sono Orso e questo è uno degli utensili a cui aspiravo di più. Come vi dicevo, l'avevo visto in fiera un paio di anni fa, mi era piaciuto tantissimo, non c'era la possibilità di provarlo. Allora, 65 cc di cilindrata, 4 cavalli e mezzo. Io sono un hobbista, non fa per me, ovviamente. Parto subito dalla nota negativa, 900 euro. Ovviamente non è per noi hobbisti, a meno che un hobbista ha il portafoglio molto largo e allora a quel punto tutto è possibile. Questo è dedicato ai professionisti del verde. È una macchina che non conosce ostacoli praticamente. Pesa 12 kg, ma è quasi tutta sulle spalle, quindi bisogna avere anche un certo fisico per poterlo utilizzare per parecchie ore al giorno. È tutto grande in questa macchina, ma è fatta veramente, veramente bene. Adesso scendiamo piano piano nei dettagli e poi andiamo a provare. Vi dico subito con cosa la proveremo. La testina battiavai no, perché tanto con un filo da 3 su una macchina da 4 cavalli e mezzo facciamo ridere. La proveremo con il macinone e ho un lavoro grosso da fare, non soltanto rovi, ma ho edera grande come un dito. Col disco Tsumura vi farò vedere come posso pulire tra un albero di acacia e l'altro nel mio boschetto, quel piccolo boschetto che ho realizzato qualche anno fa e che adesso sta cominciando a venire fuori per fortuna, però l'acacia rigetta nei punti più sbagliati, quindi bisogna passarci col disco o con la fresa e pulire. E l'ultimo test lo farò con la testina. Questa è la Tripletto e questo è il suo filo originale che viene dato in dotazione. È un seghettato da 4 mm, è la prima volta che lo provo. Ha una conformazione molto particolare, è seghettato da una parte e dall'altra. Secondo Active è un filo che permette praticamente di sfalciare tutto. Dal momento che la battivai originale non accetta il filo da 4, volevo comunque provarlo e la scelta è ricaduta ovviamente sulla Tripletto. Continuo l'analisi tecnica, vi faccio vedere alcuni particolari molto interessanti. Iniziamo dalla parte superiore. Viste le masse in gioco, vista la potenza del motore, abbiamo a disposizione un decompressore. Poco prima di mettere in moto, dopo vi faccio vedere tutta la procedura di messa in moto perché ci sono due o tre cose da sapere, bisogna premere questo pulsante qui e allora lo sforzo sulla funicella è ridotto. Una volta che abbiamo tirato la funicella, il decompressore torna in posizione elevata. Se dobbiamo rifare un'altra messa in moto, ripremiamo. Qui abbiamo l'aria, per mettere in moto dobbiamo chiuderla. Una volta che abbiamo acceso la macchina, la apriamo. Abbiamo poi i leveraggi qua sotto dell'acceleratore e in questa canalina di plastica ci passa il filo che va collegato poi all'interruttore di accensione e di spegnimento che è sulla leva principale. Adesso ve lo faccio vedere. Una cosa che vi volevo far vedere sono le molle. Vedete? Abbiamo un telaietto di supporto con 3 molle di dimensioni abbastanza generose che smorzano tutte le vibrazioni della macchina. Vi ricordo che tutta la macchina pesa circa 12 kg, il motore ne pesa una decina e quindi, viste le masse in gioco, crea vibrazioni. Con questo sistema vengono smorzate circa il 90% delle vibrazioni. Il tutto è montato su un telaietto molto molto robusto. Vi faccio vedere una cosa. 9 mm. Il serbatoio contiene quasi 1 litro di benzina, di miscela in realtà, e quindi abbiamo un'autonomia elevata. Anche il consumo è abbastanza elevato, però parliamo appunto di un 65 cc di cilindrata. Vi faccio vedere adesso l'asta con tutte le regolazioni e i comandi disponibili. Il centro di comandi, che è qui sulla manopola, è molto semplice ed è anche abbastanza intuitivo, però giusto per farvelo vedere. Pulsante di accensione e spegnimento. Abbiamo l'acceleratore con sicura.
e abbiamo l'acceleratore manuale, e questo è utile anche per la messa in moto. Quindi per la messa in moto la procedura da fare è la seguente: pulsante su 1, acceleratore manuale regolato fino a fine corsa, si preme il decompressore, si mette l'aria su chiuso e si tira la leva finché non va in moto. Volevo solo dirvi ancora due parole su alcuni dettagli tecnici del motore, dopodiché andiamo a provarlo. Vi do giusto qualche dettaglio sul motore. Carburatore Valbro con membrane in Mylar che dovrebbero garantire una durata più lunga, e io di membrane ne sono abbastanza esperto perché sulle mie, sul mio vecchio decespugliatore, devo cambiarle una volta all'anno. Abbiamo la frizione da 78 mm. All'interno del tubo vi sono 6 boccole autolubrificanti, quindi non dobbiamo fare nulla, noi dobbiamo soltanto ingrassare la testina come facciamo di solito su tutti gli espugliatori. E una cosa mi premeva dirvi è che il pistone ha due fasce in ghisa per una durata maggiore, quindi è una macchina pensata per durare. Bene, adesso detto questo lo andiamo a provare. Allora, il primo test lo facciamo su questo pezzo di erba, sono pochi metri quadri. Dal momento che avevo passato la trincia la settimana scorsa ho lasciato alcuni posti dove non arrivavo, e adesso, siccome sono in forte pendenza, ci arriverò sicuramente con il brutale, che vi ricordo è spalleggiato, quindi è la cosa migliore. Tripletto e filo da 4 seghettato. Allora, tiro subito le somme, è inutile che vada avanti perché tanto ho capito che qua lavoriamo veramente con un filo di gas, per modo di dire, nel senso che sto sfruttando a fondo la potenza del brutale. Qui avevo delle potature che poi col tempo hanno fatto ramificare erba molto coriacea, molto dura. Abbiamo rovi, ho di tutto qua, e proprio tranquillamente. Devo fare un plauso anche al filo perché, cioè, guardate com'era e... Se il filo pentagonale da 4 nell'altra prova si era un po' sfilacciato e avevo lavorato in condizioni migliori di queste, questo al momento è un filo molto molto robusto, va molto bene. Adesso metto il macinone e andiamo a tagliare qualcosa di un pochino più serio. Ho installato il macinone, come vi avevo detto l'altra volta, io mi ripeto su alcune cose, soprattutto sulla sicurezza, quindi scusatemi se l'avete già sentito altre volte, ma è meglio ripetere certe cose. Il dado, in questo caso, o il bullone, se avete il bullone, deve stare sotto la superficie, quindi questa coppetta qui protegge la testa del dado dagli colpi contro i sassi e quant'altro, è importante, è vitale. Qui avevo delle viti, ma le ho abbandonate, non mi interessavano. Ci abbiamo su tralicci, rovi, abbiamo edera, abbiamo un bel mix con rami anche molto molto spessi, dopo vi farò vedere una volta tagliato. Vado col macinone, pulisco tutto. Allora, il lavoro è lungo, ho una trentina di metri da fare. Vi faccio vedere cosa ho tagliato.
Allora, sì, è merito del macinone ovviamente, però se il macinone non ha qualcosa dietro che lo spinge abbastanza forte, non riusciamo ad avere questi risultati. Qui ho rovi da un dito, lì ho proprio tronchi e ha macinato tutto ovviamente, il lavoro è da finire. È solo per farvi vedere cosa può fare il macinone con una macchina dietro che ha 4 cavalli e mezzo, in pratica non ha mai rallentato. Io sono un po' di anni che uso il macinone, l'ho sempre usato con macchine ovviamente molto meno potenti e meno performanti di questa. A un certo punto, quando si lavora in questo sottobosco, il macinone tende a fermarsi, quindi bisogna tirarlo su, fargli riprendere i giri. Il lato negativo di tutto questo lavoro è che l'asta comunque pesa circa 3,5 kg, 2,5 kg, e alla lunga insomma stanca un po' le braccia, eh? Quindi poi non è il mio mestiere, io ve l'ho sempre detto, quindi bisogna farlo con un po' di calma, però il risultato è molto molto soddisfacente. L'ultimo test che voglio fare è con il disco Tsumura. È un disco da taglio particolarmente performante, di una serie professionale, solo lui costa una 30 euro, e vi faccio vedere come taglia il sottobosco nel mio boschetto di acace. Allora, l'ultimo test lo voglio fare col disco Tsumura. Ve ne avevo già parlato tempo fa. Ora mi dispiace se sottofondo il rumore del motore, eventualmente lo ridoppio. Disco in acciaio con inserti Nvidia professionale. Sono nel mio boschetto di acace. L'acacia è una gran pianta per quello che vale, però cresce dove non deve crescere, quindi devo tenere pulito tra una pianta e l'altra. Questa la devo abbattere, così come tutta l'erba che c'è intorno. Bene, allora questo alberello era comunque da tagliare, ecco perché l'ho un po' sezionato. Tanto è un'operazione che avrei dovuto fare con la motosega o con l'elettrosega, quella manuale, e quindi l'ho tagliato in questo modo qui. Non ha sentito assolutamente nulla. Anche qua 4 cavalli e mezzo sul disco Tsumura. Diciamo che sul battimento degli alberelli ho utilizzato tutta la potenza, ero a manetta, ma per quanto riguarda la pulizia del terreno, vedete, cioè ero a meno del minimo proprio, ero per forza d'inerzia. Si lavora molto bene, si lavora assolutamente in sicurezza. Sono in pendenza, voi non ve ne rendete conto, sono giù per la collina e sto perfettamente in piedi, sono ben bilanciato, lo zaino è fatto molto bene, non ci sono vibrazioni, ma poi ne parliamo, e il mio baricentro è ben bilanciato. Sono contento, è una bella macchina, sono soddisfatto, e si vede che è stata fatta con un certo criterio come macchina, almeno per il bilanciamento dei pesi. Andiamo a tirare conclusioni. Siamo giunti alle conclusioni. Cosa vi devo dire? Mi è piaciuto veramente tanto, una potenza infinita per i lavori che devo fare. Io sono un hobbista. È esagerato, è troppo, non lo sfrutterei tutto, visto il costo. Anche come vi dicevo all'inizio, siamo circa 900 euro più o meno, è dedicato ai professionisti del settore, ai professionisti del verde. Io non lo sono, sono un hobbista, però avere a disposizione così tanta potenza e così tanta fluidità a me è piaciuto tantissimo, una coppia incredibile. Me ne sono accorto quando ho montato il macinone, praticamente ho accelerato, lui è cominciato a girare senza sforzo. Idem per il disco Tsumura, l'asta è molto leggera, sono circa 2,3 kg, 2,5 kg, però il fatto che sia vincolato al flessibile un certo peso ce l'ha ovviamente. L'asta non trasmette vibrazioni e questo mi ha un po' sorpreso, perché con tanta potenza in gioco io pensavo di avere più vibrazioni sulla manopola centrale, invece non ho avuto nulla. Niente da dire ovviamente sulla testina, qualunque cosa gli si metta lei funziona bene. Il pezzo forte ovviamente
di tutto questo è il motore. Un plauso ai tecnici Active per aver fatto quel telaietto con i tre ammortizzatori, che è spettacolare, non trasmette assolutamente vibrazioni, è come non avere nulla dietro. Uno zainetto con circa 10 kg, molto molto ben bilanciato. Io ho lavorato in pendenze così e ho lavorato bene, non ho avuto assolutamente problemi. Il consumo bisogna rapportarlo alla potenza, 4 cavalli e mezzo non si vedono da nessuna parte e quindi ci dobbiamo tenere un po' di consumo in più. Lo zaino è molto comodo, ha due agganci, uno sotto e uno sopra, che praticamente fanno poi corpo unico con la schiena, con le spalle. Qui abbiamo un portaoggetti per chi dovesse metterci magari il cellulare e una bibita e quant'altro. È molto ben imbottito e mi sono trovato a lavorare bene con questo zainetto, proprio come imbottitura, anche nelle pendenze molto accidentate. Per chi come me ama i motori, avere 65 cc e 4 cavalli e mezzo sulle schiena è davvero una bella sensazione. Sto aspettando, magari un giorno la faranno, se ci sarà la versione Strato Charger. Allora, io avevo provato l'altro, l'ST25, un cavallo e 7 su 25 cc. Mi immagino questo, 6.5, magari possono arrivare a 6 cavalli, 6 cavalli e mezzo, siamo oltre. Converrebbe diminuire la cilindrata, aumentare la potenza e quindi diminuire anche il peso. Quello sì, potrebbe essere una buona scelta. Una cosa che non vi ho detto, abbiamo lo sgancio rapido qui sotto per il flessibile. Si tira verso il basso, vedete, si piega e lui esce fuori. Questo è molto molto comodo. Ora sono con una mano e non riesco a farlo, eccolo lì, ce l'abbiamo fatta. L'asta di rinvio dentro è veramente esagerata, è molto grande. E poi abbiamo un'altra chicca qui. Questo manicotto qua permette di staccare l'ultimo pezzo dell'asta e farlo diventare un multifunzione. L'Active Brutale nasce come multifunzione, quindi ci possiamo collegare tutta una serie di accessori, ve li lascio qui in sovrimpressione. Il flessibile poi si può staccare anche da qui, c'è un'altra vite, questa è una brugola, e quindi alla fine abbiamo tre pezzi se contiamo quel manicotto lì. Bene, è tutto per questa recensione. Volevo soltanto farvi vedere un po' come funzionava questo Brutale. Io so che ci sono molti video fatti anche molto bene sul web, ma volevo dare un mio piccolo modesto contributo e soprattutto ero molto curioso di provarlo. Ecco, so che non è per me, lo sapevo sin dall'inizio, però volevo vedere cosa offriva il Brutale con 4 cavalli e mezzo, come mi sarei gestito il mio podere e i miei utensili con 4 cavalli e mezzo. E ce n'è veramente d'avanzo, ce n'è veramente tanto. Bene, spero di provare qualche altro modello, fatemi sapere nei commenti cosa vorreste provare, con quale utensile. Ho una gamma abbastanza ampia di utensili, ad esempio quello del Sumura. Come dischi qui copro una gamma abbastanza ampia, compreso il macinone. Fili, quanti ne vogliamo, ma qui ci vogliono fili grossi. E il seghettato, devo dire che è stato veramente una bella sorpresa, mi è piaciuto davvero tanto. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Condividete il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Ci vediamo la settimana prossima.